Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati in Andralink e bentornati su Yu-Gi-Oh! Continuiamo i nostri duelli e progettiamoci su Yu-Gi-Oh! GX, la mano della giustizia, anche oggi tre nuovi duelli, a meno che non siano troppo corti oppure non arrivi a pari con gli episodi quando finiranno, quindi magari ne faccio 4 o anche 5, dipende insomma sempre dal caso. Scopriamo però cos'è successo a questo punto agli eroi del destino e soprattutto al padre di Aster Phoenix, perché sappiamo che è stato rapito e aveva questa fantomatica carta super potente dell'eroe del destino? Scopriamolo. Aster Phoenix scoprì che la carta eroe del destino aveva corrotto Sartorius, il suo manager. A questo punto Aster decise di affrontare Sartorius, dato che era sotto il controllo della luce di distruzione. Per liberarlo bisogna sconfiggerlo. Ok. Aster però perse il duello. Beh, quando contro una faccia come quella è un po' difficile che tu possa sperare di avere delle possibilità. A questo punto toccava a Jaden. Ti pareva? La distruzione è creazione. Beerus non la pensa così. Però, tra l'altro, cittadella magica di Endymion. Endymion è stato ripreso tipo in altre 100 opere diverse? Nulla di nuovo, insomma. E tra l'altro Sartorius è galante perché ci fa andare per primi. Qual gentiluomo, oh mio Dio. Non è tanto male alla fine come mano, eh? C'è di peggio. Attiviamo subito l'anfora, ovviamente. Peschiamo... Oh, cancello della fusione che non mi dispiacerebbe, ma... No, abbiamo la... abbiamo grattacielo, no, dai. In effetti il cancello della fusione... Ah, cavolo, vedi, però c'è... Grattacielo in teoria non mi servirebbe con quello che vorrei evocare, perché se andiamo a vedere praticamente abbiamo ovviamente uomo alato dalla fiamma lucente, usiamo emergenza, così ci becchiamo un eroe elementale, un altro Neos, no, io direi Sparkman. Via, vieni qua. A questo punto potrei scartare anche Neos. Un Neos posso scartarlo a dire il vero. Eh sì, infatti. Destino silente, che non me ne faccio nulla. Potrei comunque sì evocarlo dopo, Neos. Manda un mostro da deck a cimitero. Non sarebbe male come idea. Però attiviamo un'altra carità prima. Voglio vedere cos'altro mi esce, così almeno inizio un po' un attimino a smussare il deck bene. Neospazio, che non me ne servono due. Intanto una l'attiviamo. Bene. Emergenza, chiamiamo un altro eroe elementale. No, Burstinatrix. Oddio. Mi servirebbe veramente con le carte da fusione che ho qui. Mi servirebbe altro, ma non c'è. Tra l'altro potrei anche evocare specialmente Neos. Quindi in questo turno io potrei chiamare anche tre mostri in campo. Sepoltura sciocca. Mandiamo un po' una carta dal deck al cimitero. Ecco. Ne ho alcune interessanti. Ho già qualcosina in mente. Devo solo pescare la carta giusta, che credo verrà al prossimo turno pescata. Niente, mi dispiace, ma... mi dispiace. Ah, terraformare, bene. Attiviamola comunque. Sì, solo questa purtroppo c'ho a sto giro. Allora, tanto niente sta carta non è, perché può evocare qualcuno con Arcana. Questa che era? Ah, però ha usato Inversione del Destino, quindi ora può usarlo come tributo per due mostri Arcana. Sapete cosa? Posso evocarlo tramite l'effetto di Necroombra. Quindi lo mettiamo qui. Necroombra dovrebbe venire bandita ora dal deck. Non mi ricordo se viene bandita o meno. No, non viene bandita. Andiamo in fase di battaglia allora. Buono. Tra l'altro 3000 punti d'attacco perché ha Neos nel nome. Se riuscissi però a fare una polymer... Una polymer mi sarebbe di grande aiuto. Fase di battaglia? Attacco con Neos, voglio evitare che abbia mostri... Cavoli. No! Era Croce, il tuo avversario pesca... Croce! Il tuo avversario pesca due carte! È uscito Croce! Anche se pensando a una cosa... È 3100! Neanche a farlo apposta!
Neanche a farlo apposta 3100. Ma mo lo frego io, mo. Mo lo frego io. Sei soddisfatto? Però le carte energia arcana sono un po' dispettose, anche nei confronti di chi la gioca. Andiamo con O, oltre l'anima, evochiamo ovviamente un Neos. Tu dici, ma Andrelink, ma Neos non ha abbastanza punti? E invece sì, caro mio, perché prende punti dalla carta magia terreno e anche da H o il cuore in fiamme. Quindi attiviamo H o il cuore in fiamme e... Yessa! E ora Battle Phase. Però quelle carte energia arcana di prima non erano male, per fare una combo interessante con il suo deck e le altre carte che controlla. Ma ragazzi, per il momento solo 100 punti danno ho preso. Va bene, dai. Per forza! Ragazzi, è uscito Croce. Il tuo avversario prende controllo di questa carta. No. Il tuo avversario, tu! Cioè, tu sei il tuo avversario? Ma che sta succedendo? Ah! Ma quindi... praticamente quello che esce viene annullato. Tipo, lui ora ha fatto uscire Croce, l'effetto di Croce veniva annullato. Ecco, già mo inizio a capire come funziona. Quello invertito sarà una piaga, sicuramente, perché col lancio della moneta non ci azzecco mai. Dopo aver sconfitto Sartorius, la luce di distruzione svanì, e Sartorius era finalmente libero dalla sua influenza. Perdonami, è colpa mia se le cose sono andate così. Nah, non preoccuparti. Ad ogni modo, dopo tutto quanto questo pericolo scongiurato, torna al GX e riprese. Ah, Chaz e Blair. Ah. Chaz ha sconfitto ogni membro della Società della Luce. Sono contento di essere Chaz. Ok. Ma c'è rimasto, se è rimasto solo lui, il vincitore è... No, lui non mi ha battuto. Ah, ma allora questo torneo è ancora in corso. Il primo premio qual è? Il vincitore può avere quello che desidera, ma con un limite. Va bene. Ah, è una ragazzina della squadra elementare, va bene. Ha cercato di intrufolarsi l'anno scorso, era ossessionata con Zane. Ma penso che ora abbia una cotta per Jaden. Va bene. Abbiamo vinto. Iniziamo per Primi. Non siamo gentiluomini con Chaz. Se poi Chaz parla di sé in terza persona, figuriamoci. Oddio, gli Ojama. Ah, dai, possono essere buoni, possono essere buoni. Basta evocare le carte giuste. E via, giochiamola. Evocherei Ojama blu in attacco, Ma tanto per. Ok. Gioco anche Ojama magia coperta, perché nel caso voglia distruggermela in qualche maniera, posso evocare un Ojama specialmente. Ok, gioca in difesa, quindi... O vuole tendermi un'imboscata e quindi ha un mostro potente in difesa? No. Vabbè. Allora, quella carta lì sarà sicuramente un'altra imboscata. Ci riprovo? Ci riprovo. Allora, potevo bloccargli quelle due zone carte mostro facendo una fusione istantanea, ma... non mi sembrava il caso. Forse era il caso. Insomma. Oh, carità. Carità caritatevole, vieni qua. Dammi tre carte. Oh, ciao. E anche a te, ciao. Cappelli magici, sinceramente, non serve a nulla, Però. Faccio attacco kamikaze? Sì. Si attiva anche l'effetto di Ojama nero. Ojama blu, voglio dire. C'è una cosa che posso fare. Allora. Main phase 2. Evochiamo Ojama rosso. Così posso evocare Ojama giallo e Ojama verde. Quando Ojama verde, Ojama giallo e Ojama nero si riuniscono sul campo, si può attivare Uragano Ojama Delta. E poi terminare il turno in bellezza. Ah! Eccola! Eccola! E ora l'attivo.
perché non posso assolutamente permettermi di perdere. Di 1200 punti in attacco sarebbero stati poi in difesa, grazie a terra degli Ojama. Scusatemi. Oh, Ojama rosso che non l'ho mai utilizzato, quindi va, buono così. Perché mi sembra sempre di finire ultima? Perché Chaz è un professionista. Così profondo, così saggio. Ma che cosa? Un gioiello di duello. Allora, facciamo anche questo duello, poi vediamo come va. Jaden inizia il suo terzo anno all'Accademia del Duellante. Il cancelliere Shepard portò nella scuola i migliori duellanti dalle altre accademie di tutto il mondo. Il cancelliere chiamò l'intero corpo studentesco per introdurre i nuovi studenti. Ah, quindi siamo quasi alla fine, dato che Jaden sta al terzo anno. Dall'est, Adrian Gecko. O Gecko. Axel Brody dall'ovest. Jim dalla nostra filiale del sud. Infine, il migliore studente dell'Accademia del Nord, Jess Anderson. Jess Anderson. Mi ricordo qualcosa. E il professore Thelonious Viper. Lui non mi ricordo chi sia. Perché non saltiamo i convenevoli e iniziamo a darci da fare un match di esibizione per il nuovo anno? E ovviamente Jess contro Jaden Yuki. Peggio di sempre. Allora, vediamo un po' come va stavolta. Neo spazio, via qua. Ma io a sto punto lo sacrificherei anche Muschio Crisalide. Perché alla fine Muschio Luminoso non è neanche troppo malvagio come carta. Cioè, l'effetto non è malvagio. Ovviamente ho attivato una emergenza. Possiamo attaccare direttamente con Muschio. Ok, carta trappola e va in difesa. Che bello. Proprio l'effetto peggiore, ovviamente, cioè, è quello. Durante l'attacco va in difesa. Bravi. Bravi tutti. Ma cosa vuoi fare? Perché mi attacchi? Ecco, mi sembrava strano, infatti. È pesca carta. Può andare anche in difesa dopo che ha attaccato. Bravi. Ah, però, posso evocare una pantera crisalide. Però posso evocare una pantera neospaziale. E questa mi piace, in effetti. Cioè, l'unica neospaziale che mi piace. Per qualche assurdo motivo. L'effetto non è granché. Però, se sopravvivo... Giustamente... Oh, la fortuna gira! La fortuna gira! E dato che ho neospazio sul terreno... E one, e two... E, signori... Trema la terra... Arriva Neos! Bravo, con una mossa di karate spacchi tutto. E ora, phase. Questo, che fa paura. Sì, vai nella zona carte magia e trappola, vai lì. Oddio, questa che... Ah sì, l'effetto degli altri, giustamente. Direi che una battaglia ce la facciamo. E attiviamo l'effetto, va. Neanche voglio sapere cos'era. Neanche voglio saperlo, via. Ora, mi basterebbe pescare uno scarabeo fiammata neospaziale e distruggerlo. Ti ricordo che ho la talpa, Jess. Tremila danni proprio gratuiti. Ah, di mezzo il danno. Io continuo con la mia strategia fino a che non lo faccio fuori, cioè è inutile. Allora, attiviamo, evochiamo specialmente... grande Neos era elementale, fondendo questa e questa, cioè mischiandole nel deck. E dato che c'ha l'effetto bello grande Neos era elementale, la mettiamo in attacco qui. Ok, ora attiviamo appunto l'effetto. Io direi questa. Ah, a saperlo. Però come fai a saperlo? Non puoi. Ed eccolo. Scusami. 3 bastava, non era 4. Ah, 2 era. E va bene comunque, dai. No. Ah, non devo per forza tornarla? Ah. Cioè, aspetta. Cioè, non va nell'extra deck per forza? Devo attivarlo l'effetto? Ah, va bene, meglio così.
Non ho capito bene, ma ok. Wow, sto duello l'ho dovuto fare 3 volte. Non poco. Ad ogni modo, Thelonious Viper è un uomo d'azione e organizzerà duelli obbligatori ogni giorno. D'ora in poi controllerò ogni vostra mossa. Ora voi siete i miei alunni. Per raggiungere il successo è necessario duellare. C'è qualcosa che non va, esatto. Sei un obelisk blu, basta piangere. Non mancano molti duelli per arrivare alla fine, quindi direi di fermarci qui per oggi. Ragazzi, io come sempre vi ringrazio per aver seguito anche questo episodio di Yu-Gi-Oh! E spero che vi sia piaciuto. Inoltre, prima di concludere il video, in post commentary, ringrazio Ale YouTube Start Game che ha fatto l'abbonamento a livello Star. Grazie, grazie mille caro. In descrizione ovviamente trovate sempre il link per Instagram e se ancora non siete iscritti al canale magari iscrivetevi e noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye!